detto, adesso tocca a te. Io volevo evitarti tutte queste cose. E poi tutte le cose che hai letto, alcune delle cose che ho fatto, diciamo così, le avevo quasi dimenticate, ma no, certo che no, non è vero. E allora intanto veramente buonasera a tutti. Io intanto mi voglio presentare, l'ho già detto Francesco. Io sono irpina, il mio paese si chiama Monteverde, è in provincia di Avellino, è l'ultimo avamposto campano proprio al confine con la Puglia e con la Basilicata, diciamo quella terra di mezzo, confine tra un po' tra tradizione e rabbia, tra passato da conservare e un futuro ancora tutto da inventare. Però l'Irpinia mi ha insegnato a sognare, questo sì, sicuramente, perché i piccoli centri ti obbligano, no? Ti obbligano proprio a guardare oltre e a superare le tue misure. Io però devo dire che sono molto fiera, molto orgogliosa di essere irpina, orgogliosa del mio passato, del mio paese, delle mie origini. E vi devo dire, anche se io vivo a Roma da tantissimi anni, io non ho mai perso quel senso di provvisorietà, di precarietà che mi spinge proprio appena possibile a tornare a casa, non solo perché a Monteverde ci sono i miei genitori, ma c'è la mia infanzia, ci sono le mie radici. Io quando arrivo dalle mie parti sto bene, mi dimentico di tutto e di tutti, è un altro mondo, quindi è un giorno spero veramente di tornare, di riappropriarmi del mio paese, perché noi tutti, visto che siamo insomma tutti della stessa regione, sappiamo chi più chi meno che cosa vuol dire l'emigrazione, un'emigrazione che tanti anni fa ha spopolato, no, il nostro paese. Quindi io non sarei mai andata via dal mio paese che adoro, non sarei mai andata via, ho perso un po' il rapporto, non mi sono goduta molto i miei genitori, siamo quattro figli, lo dicevo oggi a Torino, che non ci hanno goduto né noi li abbiamo potuti godere, perché comunque siamo dovuti andare a cercare la nostra strada, però insomma noi siamo quello che siamo grazie a questo, grazie a quello che ci ha dato e ci dà questa regione, la Campania, ma io direi tutto il nostro meraviglioso sud, consentitemi di dirvelo perché sono certa che sia così. Comunque, queste sono le mie origini. Io intanto vorrei ringraziarvi, sono veramente onorata di essere qui con voi, quindi ringrazio il presidente dell'associazione Antonio Di Giovanni, Francesco Romanelli, che grazie veramente di cuore per aver pensato a me, per questo importante incontro con i ragazzi, con i giovani che si apprestano, che hanno voglia di avvicinarsi al mestiere del giornalista. Allora, il giornalismo d'inchiesta, no? Dicevi Francesco, il giornalismo di servizio, insomma, è il tema di questo convegno. E a parte la definizione classica dell'inchiesta, che sappiamo, forse anche voi giovani ormai l'avrete appreso durante questo corso, quindi che cos'è un'inchiesta? Un'inchiesta, vabbè, è una indagine certamente approfondita, una raccolta di elementi, di fatti, con lo scopo di portare alla conoscenza dell'opinione pubblica fatti eclatanti, fatti importanti ed esclusivi. Ma a parte questo, io vi racconterò, per quello che potrà servirvi, spero possa servirvi, insomma, la mia modestissima esperienza. Ecco, io ho il privilegio di fare un lavoro che mi porta a toccare con mano nei posti più impensati, nei posti più disparati, la realtà quotidiana, bella o brutta che sia. E il nostro compito, il mio compito qual è? Quello di cercare di raccontarla nella maniera più vera possibile, questo sempre, assolutamente, lo diceva anche Francesco citando dei passi importantissimi, cercando di essere rispettosi della verità sempre, comunque, soprattutto di essere rispettosi delle persone che incontriamo, che sono poi anche i protagonisti dei fatti, delle storie, no, che noi raccontiamo. Diciamo che io penso che il nostro mestiere, il mestiere, no, del giornalista, è sicuramente un mestiere molto interessante, ma non è neanche semplice, credetemi, se lo si vuole fare bene, perché oggi poi quante persone, no, si improvvisano anche giornalisti, cioè gli dai una penna in mano per scrivere un articolo, gli dai una telecamera, un microfono, però insomma se lo vuoi fare bene
secondo me non è facile, perché sicuramente è fatto di testardaggine, di intraprendenza, ma non sempre, secondo me, riusciamo a comunicare in chi ci legge, in chi ci ascolta, in chi ci guarda, come nel mio caso, un messaggio di obiettività che non sia influenzato dalla personale opinione. E vi devo dire, questa è la difficoltà più grande con cui io mi confronto spesso, ogni volta quando mi trovo a dover fare un servizio, un'inchiesta o a raccontare una storia. D'altro canto dobbiamo anche dire che il nostro è un lavoro che ci dà tanto, ci dà una carica, una ricchezza umana, e questa per me è la vera gratificazione, perché io penso si possono trasmettere emozioni cercando assolutamente di rimanere professionalmente corretti, senza per questo necessariamente essere freddi o distaccati. Io però ho una grande certezza: non penso che questo lavoro si possa farlo senza crederci veramente, o solo per la propria vanità, perché questo è anche, purtroppo lo dobbiamo dire. Per quello che mi riguarda, io cerco di farlo con professionalità, entusiasmo e umiltà. Nel caso poi del giornalista televisivo, che è diciamo poi il mio caso, perché io non ho mai lavorato per un giornale, ho cominciato quindi in televisione, non bisogna mai dimenticare di avere a disposizione un'arma che spesso può diventare devastante, e cioè la telecamera. Quanti danni può fare, no? Un servizio, quanti danni può fare una telecamera se questo lavoro viene fatto male, viene fatto insomma in un senso sbagliato. Francesco ricordava un po' quello che, come ho cominciato. Io ho cominciato, come diceva lui, no, forse tu hai cominciato dicendo che, scusa, hai detto che ho cominciato lavorando a Mixer. In realtà io ho cominciato nel 90 in Rai a lavorare per una trasmissione di Rai 2 che si chiama I Fatti Vostri. Lavoravo in redazione, non ero ancora giornalista professionista, quindi ho cominciato a lavorare in redazione, un programma che sta andando in onda ancora adesso, era un po' diverso allora, e comunque un programma che racconta le storie di vita, quindi io mi occupavo della ricerca di storie vere. Ci sono rimasta 5 anni, è stata sicuramente un'esperienza impegnativa e difficile, che mi è servita molto anche in futuro, segnata anche da alcuni successi, posso dire, come ad esempio, non lo so, l'intervista che volle concedere alla RAI e volle concedere a me il papà di Farrukh Hassan, non so se lo ricordate, il bambino che venne sequestrato in Sardegna tanti anni fa. Ecco, ci fu una polemica con il telegiornale, con la RAI, che i colleghi che sono presenti si ricorderanno, i colleghi del telegiornale rischiarono quasi di far fallire l'operazione, cioè la liberazione del bambino. E dunque il padre di Farrukh, che si chiama Fateh Hassan, disse che non sarebbe mai andato a parlare di questa esperienza in Rai. Io facevo la redattrice, quindi non intervistavo io direttamente le persone, le intervistavo al telefono e scrivevo la storia. E dopo un lungo lavoro di mesi, in cui poi piano piano Hassan, diciamo, ho conquistato un po' la sua fiducia, con discrezione, come diceva prima Francesco, ma sono secondo me qualità che un giornalista dovrebbe avere sempre. E quindi insomma fu sicuramente un'esperienza importante, perché I Fatti Vostri comunque è una trasmissione dove non si parla solo di storie, ma no, ci sono anche giochi, quindi venire a raccontare un'esperienza così drammatica in quel programma non... Insomma, fu una cosa importante, diciamo così. Poi queste storie venivano raccontate in studio. Poi però mi venne a un certo punto, ho avvertito proprio forte dentro di me l'esigenza di raccontarle io queste storie in prima persona.